Quarner, sede della Giunta e del Consiglio Provinciale di Venezia. Il patriarca Angelo Scola, dopo essersi recato nelle scorse settimane a Palazzo Fini, sede del Consiglio regionale, ha fatto sosta anche qui, in questo splendido palazzo sul Canal Grande, procedendo nella visita pastorale che in questi anni lo ha portato a incontrare le tante realtà della diocesi, ma anche i rappresentanti della società civile. Per questa occasione, la presenza degli amministratori locali è stata davvero massiccia, con ben 40 sindaci sui 44 del territorio provinciale. Siccome sia la Chiesa che le istituzioni hanno a cuore o devono avere a cuore il bene della persona e il bene della comunità, è naturale che ci sia uno scambio e un confronto, quindi la visita pastorale diventa anche un'occasione per ascoltarsi reciprocamente. Oggi è stato per me molto istruttivo ascoltare 8 interventi che sono stati tutti molto realistici e tutt'altro che formali, insomma, quindi si è rivelato il dato che anche una visita apparentemente breve di 2 ore può essere molto molto benefica per il bene della nostra comunità. Grande soddisfazione da parte della Presidente della Provincia, che ha sottolineato come oggi il vero problema della politica sia la distanza tra istituzioni e cittadini. Aver avuto questa opportunità di questa visita pastorale è straordinaria non solo per l'amministrazione provinciale ma anche come occasione di incontro con il territorio, e questo è stato il motivo per il quale abbiamo voluto qua la presenza di tutti i sindaci dei 44 comuni, perché io credo che attraverso questa visita ci sia veramente l'avvio di un incontro e di un dialogo che è fondamentale per vederci tutti uniti, istituzioni e non, nell'affrontare questa drammaticità del momento che è data da questa grande crisi economica, e quindi senza distinzioni politiche o partitiche o di vari livelli istituzionali, io credo che abbiamo la consapevolezza che attraverso il dialogo è possibile trovare quello che è l'elemento di forza nel superare il momento di ora. Questo palazzo, ha ricordato la Zaccariotto, può essere a buon titolo definito come la casa dei cittadini del veneziano, dove convergono i problemi e le inquietudini del territorio. Quest'aula, il luogo nel quale si manifestano le speranze della provincia. Ma anche qui, come nel resto dell'Europa e del mondo, la popolazione è stata coinvolta e sconvolta dalla crisi. Una crisi economica, certo, ma anche sociale e morale. Ecco dunque perché, secondo la Presidente, il ruolo della Chiesa potrebbe essere quello di catalizzatore positivo. Spesso, infatti, negli ultimi tempi, il patriarca è tornato a parlare di filia, di quell'amicizia civica che dovrebbe animare sia il cittadino che il politico nel nome del bene comune. Sembra però che questi richiami restino per lo più inascoltati. Ieri ero al Cavallino per un incontro con i sacerdoti e c'era il mare molto molto agitato. Allora bisogna distinguere ciò che avviene sulla cresta dell'onda da ciò che sta sotto, no? Quindi certamente noi non ammiriamo certi spettacoli che la politica di oggi sta dando, però non vogliamo neanche ridurre l'impegno politico di molti a questa parte che si vede in maniera che tende ad essere totalizzante in superficie. Noi sappiamo che nel mondo politico italiano ci sono persone che lavorano con serietà, con solidità per affrontare le contraddizioni di questo nostro tempo, sono molte, e speriamo che questo lavoro venga a galla, si imponga sulle polemiche e riesca a far intuire ai cittadini che non debbono avere distacco dalla politica, ma anzi debbono impegnarsi il più possibile, perché la politica è l'affare nostro, è l'affare di tutti, non è soltanto l'affare dei nostri rappresentanti. Tra i temi emersi durante il Consiglio straordinario e quelli proposti dal Patriarca emerge forte comunque la questione lavoro. La situazione anche nel veneziano è drammatica, con migliaia di cassi integrati che rischiano di non trovare più un impiego. I dati ci portano ad una cassa integrazione che supera il 300%, ci porta ad una disoccupazione di circa 21.000 soggetti disoccupati, e quindi sono dati che, nonostante l'impotenza che qualsiasi amministratore percepisce proprio per la situazione, ci richiamano comunque a un grande senso di responsabilità, di forza e soprattutto di lavoro di squadra. La stessa Caritas, nel dossier sull'immigrazione appena pubblicato, ha messo in evidenza il grave problema della disoccupazione, che riguarda sia gli italiani, soprattutto i giovani, che gli stranieri.
e sono emersi dei dati molto precisi da parte della Presidente della Giunta e degli altri interventi in proposito. Io personalmente resto convinto che il richiamo della dottrina sociale della Chiesa a mantenere sempre in primo piano il soggetto del lavoro quando si affrontano i problemi della trasformazione del mondo del lavoro resti oggi più che mai valido. Mi sono anche permesso di richiamare una possibile direzione di cammino, una tra le altre però per me importante, ed è l'intuizione del grande filosofo della politica Maritain, che è giunto il momento, che a me sembra giunto il momento di applicare oggi, di far partecipare gli uomini del lavoro agli utili di impresa. Questa credo io possa rappresentare una strada che ci accompagna verso una assunzione del problema dell'innovazione, che ha bisogno di educazione e di cultura e che deve vedere tutti i soggetti coinvolti nel mondo del lavoro in primo piano, nelle debite proporzioni. Una proposta davvero innovativa, quella del Patriarca, destinata sicuramente ad accendere il dibattito. Intanto, per quanto riguarda l'area in crisi di Porto Marghera, si è fatto qualche passo avanti con l'istituzione di un tavolo anticrisi a cui partecipano comune, provincia, regione, autorità portuale, industriali e parti sociali. Innanzitutto si è creato questo tavolo di area di crisi dal famoso decreto ministeriale, la regione si è attivata immediatamente con una delibera regionale e convocando appunto tutte le parti in causa. Attualmente in questo momento, in questi giorni, si sta lavorando con vari gruppi, commissioni da parte della regione, per la parte del territorio, per le bonifiche e per l'occupazione. Quindi questo è un tavolo molto importante e credo che poi finirà con la metà di novembre circa, porteremo tutto a Roma e speriamo che l'area di crisi quindi sarà individuata nella zona di Venezia, addirittura come comune di Venezia, quindi non solamente Porto Marghera e Murano come è stato già detto, ma tutto il comune di Venezia.